Rutino, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione dell'ultima serata di Natale al Borgo, serata conclusiva con il concerto di Piera Lombardi. Sì, ancora una volta ci troviamo qui nella chiesa di San Michele a Rutino. Questa sera l'ultima serata di questi festeggiamenti con Piera Lombardi. Siamo tutti qui riuniti proprio per ringraziare il Signore anche come nuovo anno sia sociale sia pastorale. E ovviamente un saluto come sempre dalla capanna qui alle mie spalle di Betlemme a tutti coloro che seguono l'emittente e anche in modo particolare agli ammalati che ci seguono da casa. Chiudiamo in bellezza questa sera con il concerto di Piera Lombardi, è un bilancio sicuramente positivo per soprattutto l'atmosfera che si è riuscita a creare in questo piccolo borgo cilentano che è Rutino, e questa atmosfera natalizia che ci porta, diciamo, a quando eravamo bambini. Abbiamo fatto appunto la sera del 26 anche la cantata dei pastori, che è stata veramente molto molto toccante. Veramente. Bilancio positivo, stasera chiudiamo le manifestazioni legate al Natale al Borgo 2018, Natale al Borgo che comunque è una manifestazione incastonata in un percorso più ampio che Percorsi dell'Anima, che si concluderà nel mese di giugno con l'evento finale, sarà ancora contraddistinto da altre tappe nel mese di maggio con per esempio la rievocazione storica del miracolo dell'acqua di San Matteo. Questo giro bello, devo dire, di concerti di Natale, insomma, ci hanno visto impegnati in varie chiese del territorio. È stata accolta molto bene questa idea, perché poi, insomma, portiamo in giro un po' un concerto un po' particolare, cioè che in qualche modo si rifà anche al mio concerto in genere, cioè al mio modo di fare musica, al nostro modo di fare musica, e quindi siamo partiti dalla tradizione, anche se senza strumenti tradizionali, e abbiamo sempre un po' questa fantasia di rileggere le cose un po' a modo nostro, e poi arriviamo a dei canti un po' più vicini ai nostri giorni, diciamo così.